colpiti? Dopo 2 anni vado col film. 2 anni fa abbiamo comprato questo posto, capannone e questa terra. Questo terreno. Migliore. Per 2,5 milioni. E noi ci organizziamo un prodotto di 10 milioni. Tutto quello che abbiamo creato abbiamo fatto noi. Non solo там, допустим, корпус, perché si dice che è un сложный корпус, такие детали, с уникальной динамикой, высокой точностью, там 160 миллиметров. Possiamo controllare. Ragazzi, siamo da tutto il mondo qua, adesso veniamo alla fabbrica Skyway, che lo stiamo modernizzando, come vi ho promesso. Okay. Thank you. Per il vostro periodo там. Tutta la fabbrica Skyway, la stiamo modernizzando. Sono venuti da tutto il mondo. Gabri, ciao. Il signor Unischi spiega cos'è che obiettivi che abbiamo e che... And you've already seen it because it's working and standing.
come avete visto lì ci sono questi tre strati, 200, 400, 500 metri, che adesso voi vedrete una produzione che ancora stiamo realizzando, che ancora non è tutto pronto. Поняли. And we are having a special experimental design role with experimental construction. No, questa è una persona che si occupa dell'ingegneria qua in della produzione dei unibike, degli unibus, e prima lui lavorava per Yoma Birka, ha detto il signor Inieschi. Ufficio tecnico. So please turn back and look there. This is the zone of the chains that are registered. So this device, it's a 3D so-called 3D which allows which allows for the help of special PC to measure the measurement of the cost. Come vedete ragazzi, è qualcosa incredibile. Tre anni fa non c'era tutto questo. Questo è ingegnere generale della costruzione dei treni. Questi sono le bici elettriche per Ecotecnopark, per gli uffici. Sì, è vero Alessandro, stiamo facendo la storia. L'importante è che condividiamo con più persone questa storia. Adesso fa... Venite più vicino! Tutto questo l'hanno fatto in un mese, che è molto molto... Lui si gira su un posto, non si sposta, come potete vedere. Questo può essere un... per gli aeroporti, per i grossi uffici. E anche questo. Questo è motore ruota motore. Adesso facciamo una prova. Andiamo. Я в лайфе, я сейчас посниму. Давай. А если проверим, как он себя ведет внизу.
Roma è andiamo avanti, andiamo avanti. Fatti strada, fatti strada. Fatti strada. Logotip Skyway. А можем маленького пассажирка? Давай. Стали, стали, стали. Дай, дай, adesso andiamo. Дай, Рикардо. Салута. Салута Италия. Ti è piaciuto? Dai, Dragos, Dragos. Ah, boh, allora. Che sensazione. Dietro di te ti sta guidando il signor Inischi. Dite qualcosa. No, di qualcosa, non dal perso. Bellissimo, bellissimo. È appena cominciato il giro. Ci aspettiamo ancora qualcosa, dai. Могу я пробовать? Здесь просто 20 людей где трансляцию смотрят. Это мы для себя делали. Да. Loro l'hanno fatto per loro questo. Ma che poi sono usato per gli aeroporti, per... Давай я, подожди, 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 подожди. Молодой, но амбициозный. Ragazzi, è incredibile. Comunque questo può essere per aeroporti, per i grossi uffici. Come avete visto che è qualcosa di reale. Ma adesso ancora siamo all'inizio, vedremo adesso tutta la fabbrica, la produzione, tutto l'altro. Dravo, dire un'opinione, dai. È stupendo. Cosa pensi quando cosa pensi essere insieme ai più grandi leader di Skyway e soprattutto aver conosciuto Ioniski? Hai preso la decisione giusta un anno fa? Assolutamente sì, sono assolutamente convinto e faremo grandi cose insieme. Mirko, hai preso la decisione giusta sei mesi fa? Entriamo nella storia, è un po' storico questo. Dove sono? È l'anno zero questo. Davide, hai preso la decisione giusta certo, sei mesi fa? Faremo cose grandi con questa azienda. Silvia, dillo una, hai preso la decisione giusta a collaborare con questa azienda qua? Troppo bello per esprimerlo, è il massimo. Giovanni, hai preso la decisione giusta per collaborare con questa azienda qua? Bellissimo. Sei convinto che è un'azienda seria? Perfetto, un'azienda innovativa? Sì, molto innovativa. Sono contento di averli qua. Adesso vediamo tutto, questo è ancora l'inizio. Riccardo, di qualcosa. Ah, a tutti, ci stanno guardando 20 persone. Ciao Riccardo. Di qualcosa, dai. Dai. Ciao. Ciao Riccardone. Bravo, bravo. Che bello. Adesso questi saranno un modello 1x10 in scala. Come hai fatto un binario? Ehi, Mila! Tell me for Italian people. Is. Da, da. Okay, well, we're here at manufacturing plant. As you can see, we have a delegation here where we. No, she is married. Okay. Where people were showing what happened inside of manufacturing plants, so very excited. And we have the
top leaders here, only the people who come up with the promotion, so these are, you know, the main people of the company. I'm really proud to be part of it, and I really wish you can be here next year and also be part of the team Skyway. Nice. Ты принимала хорошее решение три года назад работать с этой компанией, тоже на английском? Yeah, of course. Hai preso la decisione giusta per collaborare tre anni fa con questa compagnia? Yes. Con questa azienda? It was the best decision I made because, as you can see, when I joined the company, it was like just a brilliant idea. But now, look at this. We have a manufacturing plan. It all belongs to shareholders. It all belongs to people. So we purchased this for people money. And the most importantly, you probably seen lots of video yesterday from Ecotechnopark. So we're not just talking about some imaginary trains. It's all happening today, and we're all part of the history. So it was definitely the best decision I could ever make. Thank you. Thank you. Bye bye. Ciao. Questo è della struttura di un altro. Questo è un treno per sei persone. Asciuta Andrei. Так выглядит внутри и юнибус, и переэксовый юнибус, который вы видели уже в собранном состоянии. Основой является такой пространственный каркас. Это высококачественный алюминий, используется высокомощный. Не, это пассажирский. А что, такой маленький? Да, на 6. Нет, ну, вот смотри, какой, ну, здесь я же, если... Сэндвич, туда алюминиевый тоже профиль, залито это все эпоксидными компонентами. Три сиденья. Ну, согнулся и сел. Я понял. L'interno hanno messo della schiuma espansiva per garantire... Ma questo è l'altro approccio? Questo potrà essere una base per un unibus per la famiglia. Quindi potranno utilizzare delle famiglie. Который на первых этапах будет развивать более до 150 км в час, потом мы будем поднимать 400-450 км/ч. Окей, che all'inizio questo potrà raggiungere 150 км/h, poi aumenteremo fino a 500 km/h. Видно, что он комфортный, вместительный автомобиль. Che questo diventa come se fosse un automobile, automobile privato. Che è confortabile, sì, diventa un... Per adesso questo sarà un trasporto urbano. Господин Юницкий, а почему он не такой высокий? Чтобы комфортнее было. Сидячие места, 6 сидячих мест. Долго, комфортнее должно быть. Это как микроавтобус, мини-вэн. Здесь сидя, чтобы удобно было садиться. Чтобы больше воздуха было, пространства больше. Вперед. Ты что же, не заходишь по росту, ты знаешь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Кататься будешь. Да, 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 иди сюда со мной. На 6 человек. А Ханой Хошимин 16 человек. Рикардо, салута. Чао. Разрядился? Это, наверное, аккумуляторы. Наверное, не зарядили. Наверное. Наверное. Все, да, идем, идем, идем. Ну, а потом скарико, и скарико adesso. Иса. Дай, ты контента, что ты, ну, 9 месяцев назад начал коллаборировать с этой azienda? Un po' di meno. Sono molto contenta, ragazzi, qui veramente ho toccato
quel sogno che sognavo tanto di venire qui, poi ogni volta quando abbiamo realizzato qualcosa, un unibike o unibus, io avevo tanto desiderio di vedere tutto di prima persona e oggi sono felicissima. Ok, anche adesso andiamo avanti, vediamo la produzione. Riccardo, dai Lush. Qua come vedete sono tutti i pezzi dei treni, come potete vedere le rotte, tutti i pezzi che stiamo usando per costruire i treni. E questa è la realtà. Guarda quali sono. Queste sono le rotte. Adesso vediamo la produzione, vi traduco un po'. Come state vedendo, lo mettiamo in piccola serie perché ci stiamo preparando per il progetto locale. Questo è un nuovissimo macchinario che abbiamo preso da poco. Non so. Potete vedere che ancora non è. Lo metteremo tra poco in uso. И появится у нас еще лазер и гибочный комплекс. Это все летом у нас уже здесь будет все это оборудование. Это финал фини для эстате. Questa fabbrica sarà messa in piccola serie. Adesso andiamo più avanti a vedere la fabbrica. Forse fino alla fine dell'anno compreremo un altro capannone più grosso. Qua vediamo i pezzi. Questi pezzi di treni. È molto forte, dice, è molto anche leggero. Questi sono i dettagli dei treni. Che, come ha detto l'ingegnere, sono molto forti e molto leggeri e questo ci permette di avere meno peso. Vai dentro. Basta. No. Male. Vieni qua. Quindi noi abbiamo specialisti che sanno fare. Come
Армении, от ОМОНа снова минуты два. А был Иван или нет? Э? Был Иван вчера? Жалко. Пару, ну да, папа? Да. Ну да. Был, да. E qua sono la produzione. Vi faccio vedere un po'. Qua la produzione già dei piccoli pezzi che stanno in plastica a farli. Come posso farvi vedere, questi sono tutti i nostri operai. E qua stanno lavorando. Stanno facendo i pezzi. È un lavoro molto delicato. Stanno facendo i pezzi dei treni, altri sono in produzione ancora, come potete vederli. А когда мы, это прототип, когда мы завершим испытание и поймем, что у нас все хорошо, и мы переходим к серийному, это превратится в другую оснастку, более сложную, более, но и в том числе и более устойчивую там, на серию и точную и так далее. Другие технологии мы будем применять, возможно, другие материалы. Сейчас для прототипов это самое быстрое. Praticamente dice che questa piastra può essere usata 14 volte, ma quando noi capiremo che i nostri calcoli sono giusti, li metteremo in piccola serie e li faremo con altre formule più pratiche, diciamo. Все. Вот маленький показатель, вот он. Острые края. Надо. Все опирается. Prendendo da capire che noi tutto da nuovo facciamo. Tutto quello che stiamo collaborando, tutti i pezzi li stiamo facendo noi da A a Z. E questa è una formula, questo è un piccolo dettaglio. Come può uscire? Questo è un dettaglio? Sì, questo è un dettaglio. Questo è per i pezzi unici, ma dopo quando lo metteremo in serie li produrremo molto più facilmente, molto più velocemente. Sì. Vetroresina. Cosa? Vetroresina. Sì, ma dopo quando le metteremo in piccola serie le faremo molto più veloce. Questi sono per i pezzi unici, diciamo così. Per provarli come si comportano e tutto altro. Привет, для Италии. Привет. Andiamo Riccardo, andiamo. Qua tutti gli apparecchi che abbiamo, tutti i dettagli praticamente dei treni che si stanno costruendo. Magari non capite tanto, però sono delle formule, sono dei pezzi che... No, Unicar è quello trasporto merci. Trasporto merci. Sì. Sono tutti i dettagli. Tutti i pezzi. Adesso andiamo a vedere più avanti. Ehi. Primo che mi dice che non c'è qualcosa di concreto. Cosa li fai? Non gli si offre questa opportunità? Grande. Allora, siamo venuti proprio per voi, per farvi vedere che è una cosa reale. Questo è un altro macchinario. Dove si stanno costruendo sempre i pezzi.
sono che dentro. E adesso andiamo avanti con tutto il gruppo. Adesso vediamo l'altra produzione. Questo è un altro macchinario che abbiamo acquistato. Sono ancora nuovi. Praticamente ci prepariamo per metterla in piccola serie, perché ci prepariamo per il progetto locale. Potete vedere. E andiamo avanti. Qua si lavora ancora. Questi sono macchinari già per le strutture di alluminio, dove stiamo costruendo in alluminio. Noi adesso possiamo soldare tutto con precisione minima, con una precisione concreta e tutte le altre. Любой конфигурации позволяют нам здесь, вот здесь вот варятся вот эти каркасы алюминиевые огромные, которые вы видели, в том числе и от низа. Это как раз парки. Эй, Алк, обои андарик моя макина. Sì, qua da, si fanno i, la struttura di, dei treni, poi ci sono i treni. Sì, ok. Non possiamo filmare col pezzo lì perché sì, ancora, ancora ci sono i concorrenti. Silvia, non si può filmare. Qui ci sarà la base per dove si mettono le ruote. Qua wow, stanno soldando, stiamo facendo la struttura, insomma, potete vedere un pezzo dei, dei treni come si stanno soldando, è tutto reale. Si lavora comunque, si lavora, cioè, adesso, adesso è importante che ci mettiamo la fabbrica in piccola la serie e ci prepariamo per il progetto locale. E qua un altro capannone, qua un altro macchinario. Qua le persone che lavorano e stanno facendo i pezzi di motore, di quello che è, della ruota motore. Qua andiamo un altro capannone. Noi qua abbiamo il laboratorio dove stiamo, stiamo assemblando, assemblando i motori. I motori. Non è un capannone grosso. È un posto dove creiamo i motori, noi, noi stessi che facciamo i motori. Ah, bello. Anche questo è bello. Qua non è un pezzo, non è una struttura grossa, però sì, qua si stanno creando i motori, come potete vedere. Ruota motore, che è sempre la nostra innovazione. Ogni, ogni cosa si. Quello è uno statore. Si sta testando. Come potete vedere, dietro a questo lavoro ci sono. Ci sono, c'è un lavoro grosso dietro. Con il sistema di per raffreddare. Основа является вот эти магниты китайского производства. На базе sono questi magneti di produzione cinese. Он настолько мощный, что мы привозим не намагниченные с Китая.
è talmente forte che noi non portiamo questi magneti già caricati. Если бы это магнитно, вы будете с чемоданом идти, так как магниты пойдете мимо столба остального, он приклеится уже, и не приходите даже крахнуть. Все портано карикати, но не так, да. Все портано карикати, тут он инферок все интерно. Aspetta, facciamo un esperimento adesso? E come fanno? Sono dei pezzi di dove stiamo collegando ruota motore per diciamo per i vari Unibus che abbiamo adesso in produzione. Ragazzi, questo che è importante, lo capite, tutto questo l'abbiamo realizzato grazie a voi tutto questo, è solo un inizio, è un inizio di una vittoria molto grande. Potete vedere i motori ancora una volta? Questa è ruota motore, come sta facendo vedere l'ingegnere? Questo è il motore per il Unibus. Какая мощность? 10-50 кВт. Hanno 50 кВт. 5 кВт. 5 кВт. Ну, мы можем давать в перегрузе большую мощность. Это номинально. Ми можемо задати 200 кВт, 100, 150, 200. Подожди, да? То, что нам нужно. Подожди. С нужным крутящим моментом, с нужным числом оборотов. По потребности. Да, потому что именно нам надо, допустим, 5000 оборотов в минуту, чтобы получать 400 км в час. И таких нарывов у двигателей нет. Нам нужен крутящий момент, чтобы на Unibus двинулся и ехал с нужным ускорением. Поэтому не просто так двигаться, да, еще крутящий момент должен быть. Сейчас спрягано, как функционирует рота мотора. Мы не имеем обязательно... Elemento che gira, si autoricarica. Sì. Tutto questo abbiamo fatto da solo. Ruota motore è un core dell'Unibus, dice l'ingegnere. Per l'altro, che potenza avrà? Разгоне Unibus с ускорением метр секунду в квадрате, чтобы ну, быстро загнаться, но комфортно. Должна быть мощность 800 кВт. А что? Прене велосипеда. 800 кВт. А штатная скорость будет 250-300, поэтому кВт. Поэтому надо при разгоне больше мощности, естественно, на разгон. Поэтому там будет 4 колеса, и мощность будет двигателя каждого 200 кВт. Questi ci saranno quattro ruote con Вот мы в таком виде маленькое помещение придем. Когда произвел саморазбор, естественно, у нас будут свои ЦК, безусловно. А здесь мы отрабатываем технологию получения, изготовления вот. Поэтому здесь на лаборатории фактически. E vicino qua stiamo producendo i motori e vicino li stiamo testando come si comportano. Comunque questi sono motori da 50 kW, questi sono da 5 kW e questi sono i pezzi già come stanno costruendo. Comunque l'ingegnere ha detto, vi dico due parole, che per raggiungere la velocità di 250-500 km a noi ci serve una potenza più grande quando si prende velocità all'inizio.
ma dopo magari diciamo, per raggiungere la velocità di 500 km orari abbiamo bisogno anche di 800 kW, ma dopo quando arriviamo a questa velocità ci possiamo fermare anche a 250 kW senza problemi. Questo è fresco? Sì, è fresco ancora. Qua si stanno producendo, producendo anche di là. So this is almost ready and they are using that with the magnet. Qua stiamo testando tutto. Adesso andiamo un altro capannone, dai andiamo Dragos, andiamo, no, andiamo a perdere. Come vedete che... grande Dragos. Come vedete che è grosso, il capannone è grosso e qua stiamo testando i motori come si comportano. Ecco, faccio vedere un piccolo motore ma che ha 200 kW. Vi faccio capire, voglio farvi capire un po' in diretta dove stanno testando. Qui fanno i test del motore. Sì, siamo su. Adesso vi faccio... Qua si stanno testando i motori, voglio far vedere un pezzo perché ci sono tante persone, però adesso vediamo se riusciamo. Tramite la finestra. Ok. Adesso voglio fare... Qua facciamo, testiamo i motori. Ma cosa ha detto? Ma cosa ha detto? Qua vedete come stiamo testando i motori, come si comportano. E qua sono... Scusa kilowatt in mezzo. Questo ha 25 kilowatt e lo stanno testando. Non tocca, no, no, mi trovi in ciò. E qua si sta, ogni motore si sta testando. Come capite ancora sono dei test. Quando verrà la produzione della serie si farà questo molto velocemente in grande serie. Cioè. Questi sono i primi esemplari. Tante persone da tutto il mondo sono venute. Qua si sta ogni motore in particolare sta testando in minimo dettaglio. Oh, andiamo adesso a vedere altri pezzi della fabbrica. Ok, adesso vediamo un po' di... andiamo più avanti. Vedete altri capannoni, altri lavori. Qua sempre sì, dove siamo stati, dove si stanno... thank you. No, don't worry. Sì, qua si stanno... dove stanno... dove stanno praticamente costruendo i treni. Lì la struttura di alluminio si sta costruendo. E tutto qua. Lì si sta testando, qua sempre a fare i pezzi del motore e sempre così avanti. Comunque dai, siamo all'inizio, siamo a un buon punto. Hello, tell me for Italian people, sorry. Tell me for one message for Italian people. Why are you coming here? Where are you from? I'm from UK. Just here to see how things are progressing in Skyway and I'm absolutely excited. You happy for this company? Sorry? You're happy for this company? For you, is maybe your collaboration with this company? No, it's. I heard about this company about a year back. Never thought it would be that good. So please. Thank you. Thank you. Thank you so much. Il direttore generale della costruzione dei treni. Questo è Mirko Polina.
ci ha creduto anche lui in noi. E qua si fanno i pezzi più piccoli, già in scala 1/10. Come vedete, si tastano anche le persone piccoline, come saranno in treni e tutto l'altro. Vi faccio vedere. Come ha detto anche noi, facciamo le persone piccole. Se noi per il desiderio possiamo fare anche uno di noi, lo stiamo facendo con dei printer, 3D printer. Ok, come vedete qua sono per i modelli 1/10, scala 1/10. Adesso vi faccio vedere altri pezzi. Allora, come vedete qua sono già alta velocità. Questo come sarà un unibus di alta velocità che raggiungerà 500 km orari. Questo è il mio preferito. Qua, praticamente questi sono i treni di alta velocità. È un prototipo 1/10. Sì, in scala 1/10. Come stanno vedendo che per diverse expo si stanno ma questi saranno anche tra un anno faremo anche un unibus in tutta la sua grandezza. Come vedete sono confortabili, c'è tanto spazio anche dentro per le persone, è molto comodo e così in avanti. Prendilo in mano, dai. Можешь взять на руках. Prendilo in mano, ti hanno permesso, dai. Prendilo in mano. Dai, così. Oh, grande foto. Adesso va, noi cominciamo qua. Grande foto. Dai, prendila anche Dragos, anche tu. Prendiamola. Adesso lo alto Dragos questo, tra un anno questo sarà già un modello reale di alta velocità che raggiungerà 500 km orari. Questo è il modello preferito. Anche tu? Dragos. Sì. Dai Dragos, molla qua. Dove vai? È il futuro presidente della Skyway. No, fammi anche a me, tieni la diretta, adesso faccio anche io una foto. Facciamo così. Dopo lo facciamo insieme, adesso quello da solo. Fa la foto e fa la foto. Stai. Le sue vengono spettacolari comunque. È un telefono spettacolare. Suo. Dai. Ce la faccio. Adesso facciamo la diretta, riprendiamo la diretta. Stanno lavorando i ragazzi per diverse fere. Ricapitoliamo un'altra volta. Sì, così alta velocità, mi piace tanto. E qua si stampano altri pezzi di alta velocità per farvi capire che come viene progettato un minimo dettaglio. Questa è una ruota motore in piccolo pezzi. È da carburet motore calisola? Questo come viene usato per i maquette per da bisnetti per sop questo viene sottomesso e magari un treno può andare anche sopra, cioè il binario sopra o con il binario sotto. Comunque si stanno producendo anche così, saranno anche in realtà. Vedete un piccolo già pronti qua per farvi capire. Così.
così un piccolo pezzo, come sarà ruota, motore e la struttura, è montato già su binario. Ok. Qua in genere sta lavorando con i suoi ingegneri, tutto chi sta controllando come vanno il lavoro. Adesso vediamo un altro capannone qua, dove sono entrate tante persone, e qua già si stanno preparando anche i trasporti urbani, come vedete i trasporti urbani in minimo dettaglio, le persone si stanno programmando praticamente per vedere con la realtà. Per farvi capire, ci sono ancora pezzi non finiti. Dragos, dopo ne prendiamo un pezzo di questo, è un ufficio nostro che apriamo. Sì, alla grande. Occhio, adesso tiro via. Aspetta, aspetta. Questi sono pezzi sempre più piccoli. Come vedete. Давай, Дима, быстрее. Ой, я картину снимаю. Месседж, месседж, сразу. Какие ощущения у вас, ребята? Здесь смотрят все скайвейцы. Я на самом деле вообще с трудом вижу, что я здесь. Я смотрела со стороны, видите, мне очень мало. Понимаете, что это все для... Все это сделано с народными средствами. Один к 5 или один к 10? Один к 50. Один к 50. Это 1 к 50. Это 1 к 50. Один к 50. А что, помнишь, она на фото? Держите, это здесь трансляция просто. Тебя тоже заснять? Да. А он уже снимает или нет? А? Ну, давай тоже, мессендж. Мессендж. Я вас поздравляю, друзья. 3 года назад это те чертежи. А сейчас, можете видеть, наш актив, наш завод. Здесь производство юнибайков, юнибусов, мотор колесо. Я вас поздравляю. Это только начало. Держи, пожалуйста, часы. Нет, держи трансляцию, там смотрят люди. Ребята, сейчас будет фотосессия, и желательно не толпой, ну можно итальянская группа, но потом желательно индивидуальных фотографий. Почему? Потому что... В офисе поставить. Несколько фото, нет, здесь, да, чтобы показывать, вот, видишь, я с Финистским, там, так, там, огня Синистского, там, поговорить, ну, побольше. Андрей, у нас, год, может, вообще уже у нас 3-4 человека в трансляцию, говорите месседж, короткий месседж. Сейчас? Да. Сейчас 3-4 человека? Нет, сейчас уже 24. Да. Дорогие друзья, мы сейчас на, скажем, заводе нашем уже, да, потому что активом. Это наш актив, и актив, который сегодня уже мы купили за одну цену, он уже в 2 раза дороже стоит, это раз. И самый интересный момент, самый главный, что вот я смотрю это сейчас, вот помните так исторически, если Генри Форд там в гараже делал первый автомобиль. Вот можно сказать, что примерно прототип вот этих первых юнибусов, да, это модели, которые будут у нас в каждой стране, где мы будем делать выставки, но там уже делаются такие же большие модели, именно здесь. Это можно сравнить, ну, наверное, вот как Генри Форд делал когда-то в гараже каком-то автомобиле.
а потом появилась линия и серийное производство. То же самое сейчас, можно сказать, в нашем производстве, вот такой же только большой гараж, огромнейший гараж, где делаются и маленькие модели, и модели, вы видели там вообще вот такие настольного типа, которые мы хотим в каждый офис поставить, и большие модели, и уже один к одному мы видели с вами, и это все делается здесь. Это самое главное, друзья, что это народные средства делаем. Да, все народные средства. Все три года назад это была идея. Вы поддерживаете во всем мире идею Skyway. И благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы работаете с нами и движетесь с нами. Благодарю, Андрей. Да. Может посмотреть. Ok, andiamo avanti. Chi è nasce? Adesso vediamo qualcos'altro. Adesso vediamo da dove siamo partiti. Ah sì, aspetta. Ragazzi, adesso facciamo una foto del gruppo, ma ognuno deve fare avere la sua foto con il signor Inizki. Andate a farlo vedere ai vostri amici, guarda come è una persona reale e fate. Questa è una foto storica, diciamo così. Adesso facciamo con un gruppo italiano. Ma dov'è il bandiera? Dai, che la va, dai, Giovanni. Bravo. Bravo, è vero, bandiera, dai. Dai, fate un saluto, dai. Fate un saluto dall'Italia. Ehi, tutti italiani qua. Al su. Silvia. Dai, salutate. Dai Riccardo, salta! Grazie a voi e a tutti gli italiani che ci avete creduto in questo progetto. Come vedete è un progetto reale, è un progetto con ambizioso. Andrei, tam, vostra! Un saluto! Ciao! Сейчас пошли лайки! La foto chi lo fa? Aspettate! Aspetta, no! C'era il video! Sì, il video! No, qui! Sì, ma dai, facciamo... dai! Che facciamo? Ma dove ce l'avevi? Mosci dire il fotografio? Se facciamo una foto? Держи трансляцию, пожалуйста, там! Да. Трансляцию держишь? Так, трансляцию сейчас. А как ее держать? Трансляцию? Ready? Yeah. One more. Как трансляцию держать? Я откуда знаю? А как ее держать-то? Все, вот так вот, вот здесь люди смотрят. Люди смотрят, да. Да, видишь, они активны сейчас. А, круто. Все там. Да, они лайв сейчас смотрят. Да, все. Хотим на фото к сеньору Ницки, тут убирай. Привет для итальянской публики. Макс, давай когда буду сфотографировать, ты держи здесь трансляцию просто. Здесь его лайф сейчас ходит. 23 человека смотрят. Окей. Что? Сейчас мы с итальянской командой будем, чтобы... Не, нажимай ничего просто. А. Не нажимай. Все, подожди, просто держи телефон. Ага. Окей. Допа тут итальяне. Hello, Italia. From Belarus.
facciamo. Yeah, we can do that. Can we do that the same? Ehi, cos'è? Ok. Che fai te, Giovanni? Sì, vai. Vai tu? No, fai, te la faccio. Dai, ok. E questa la facciamo meglio. Vai. Faccio ancora una, io poi non la faccio mai più. Grande Dragos. E fammela a me, amore. Guarda qua, guarda qua. Ehi, guarda, è dritto di qua. Bon, questa è la fine, ragazzi, adesso chiudiamo. Dopo andiamo anche negli uffici dove lavorano tutti gli ingegneri e se magari anche da lì facciamo una transazione. Ciao a tutti, spero che vi sono stato utile.